Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Abbiamo le testimonianze di Padre Marcellino Iasenzaniro che oggi vogliono raccontarci quanto è importante per Padre Pio la preghiera per tutti coloro che lui confessava. Diceva Padre Pio: tu non puoi immaginare come e quanto prego per tutti quei penitenti ai quali ho imposto una penitenza giusta e benefica, anche se apparentemente troppo dura. E quindi questa sua missione di salvare i peccatori coinvolgeva anche i suoi figli spirituali. L'ho fatto anche con lo stesso padre Pellegrino, al quale al termine di una confessione lui andò ad imporre una penitenza, una sorta di questua di preghiere, con una sfilza di nomi e di indirizzi, impossibile da tenersi a memoria. Cioè, che cosa era successo? Padre Pio mise nella lista anche i nomi di coloro per i quali egli intendeva far pregare al suo confratello. Cioè, trovando questi da ridire, Padre Pio aggiunse: tu chiedi che preghino secondo le mie intenzioni. Chissà, possono cadere nel tranello, quindi pregare per la propria conversione, non per la mia intenzione. Allora, padre Pellegrino ci fa sapere, scrive padre Marcellino, che una delle persone a cui padre Pio si rivolgeva proprio per mendicare preghiere, per chiedere preghiere per i penitenti, era fra Costantino, un fratello non chierico che per tanti anni era andato di porta in porta alla cerca del pane per la carità, per i frati. Allora, gli diceva il padre: fra Costantino, vecchio e malato com'è, sembra ormai che non vale più niente, eppure come figlio ubbidiente della Chiesa, che sa tenere la corona in mano e sa pregare la Madonna, vale più di me e più di te, disse a padre Pellegrino. Sai perché lui ha tanta pace nell'anima? Perché ha riposto tutta la propria fiducia nella Vergine Santissima e perché si è interessato il meno possibile a quei problemi della terra che tu invece ritieni molto importanti. Il suo spirito di orazione, la sua devozione alla Vergine sono delle virtù che lavano tutti i difetti e tutte le debolezze umane. E se fosse possibile, continua ancora Padre Pio, Padre Pellegrino, spegnerebbero le fiamme dell'inferno. E poi infine aggiunse: quest'uomo attira su di sé lo sguardo della Madonna e alle sue preghiere si deve la salvezza di molte anime. Tu credi che i penitenti siano attratti dal confessore, diceva Padre Pio, e invece no, ti dico che sono spinti al pentimento proprio da queste preghiere nascoste. Non parlo così per stupida umiltà, è la verità. Com'è possibile che gli uomini cambino cuore e cervello, per la fama del confessore? Stai proprio a corto di comprendonio, dice Padre Pio a Padre Pellegrino, se credi così. Certi cuori possono intenerirsi soltanto alla presenza della Mamma Celeste. La Mamma Celeste ascolta questi figli devoti della Chiesa e scende sulla terra. Direi quasi che lei si fa forte proprio delle preghiere di queste persone, di questi uomini che proprio tu consideri inutili.